10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Decollo, ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellots Game. Siamo qua oggi con un video anteprima su un nuovo gioco della Paradox Stellaris. Stellaris che sarà rilasciato ufficialmente il prossimo lunedì 9 maggio, mentre oggi è possibile fare dei let's play esplorativi. E quindi iniziamo subito a capire come è fatto questo gioco. Allora, direi di iniziare con un bel new game, anzi, torniamo subito indietro e abbassiamo subito un po' la musica. Allora, fare così. Musica molto bella, devo dire. Però la abbassiamo un pochettino. Allora, new game. Qui è possibile scegliere un po' di razze. Ok. Mammiferi, rettili. Penso che queste siano le razze preimpostate. Se no si può fare random o create new. Facciamo create new, così ci vediamo tutte le possibilità. Allora, appearance, quindi come siamo? Possiamo essere dei mammiferi, mammalian, ok? Dei rettiliani, tipo queste tartarughe, che belle. Poi avian, che sono gli uccelli. Questo è bellissimo. Poi vediamo un po', me ne è saltato uno. Questi qua sono gli insettoidi. Che brutti. Poi molluschi, quindi ci sono tipo questo coso. E i funghi come il nostro ben amato Blorg. Allora, questo io direi di fare. Sì, facciamo il classico per questo let's play esplorativo. No, dai. Noi siamo il canale Gellots Game e per chi ha seguito la campagna di Spore direi che iniziamo con un bel pollo. Questo qua mi sembra quello che somiglia più al pollo, vediamo un po'. Questo non mi piace tanto, questo è pure quello. Questi hanno troppi occhi. Questo è un pinguino con tre becchi, cioè tre punte. Ok, vediamoli un po'. No, questo non mi piace. Questo qui sembra un mezzo rettile a dire la verità. Non mi piace il fatto che ha due occhi. Questo qui non è male, eh? Potremmo fare questo. Sono indeciso. Questo qui. Questo è un monocolo, un ciclope. Questo è un uccello solo perché ha le piume, presumo. Anche questo qui. Questo è bellissimo. E questo è una specie di demone distruttore di mondi. Allora, tra questo e questo, facciamo questo, ragazzi. O questo qui col vetro. Dai, questo qua col vetro. Perfetto. Next. Allora, nome della razza. Nome della razza. No. Allora, come ci chiamiamo? Pollo. I polloschi. Plurale uguale. Polloschei e l'aggettivo facciamo polloschi basta. Pollo Sky. Ok, perfetto. Questi sono i nomi lista, quindi praticamente possiamo decidere se avere i nomi da uccello o mettere comunque quelli da uomo, almeno capiamo cosa c'è scritto. 1, 2. Vediamo un po'. Marino. Valentina Marino, quindi sono anche italiani. Facciamo mano 2, perfetto. Ok, quelle cose iniziano a farsi interessanti finalmente. E possiamo scegliere un attimo le nostre statistiche. Allora, possiamo mettere fino a 4 schede, però abbiamo due punti rimanenti, quindi possiamo mettere tipo questa, poi una che fa meno 1 e poi un'altra da 1 o qualcosa del genere. Sono un po' indeciso, allora leggiamole assieme. Questo qua aumenta il cibo del 15%. Questo qua l'energia, quindi agrarian, questo qua dovrebbe essere tipo tirchio. Poi industrioso, minerali. Allora, il minerale mi interessa. Intelligente, non penso che ce lo possiamo permettere, quindi non lo mettiamo. Engineering output, praticamente è questa. Questa qua vale per tutte, questa qua solo per le tre scienze. Molto adattivo, addirittura 5. Urca. No, non ce lo possiamo permettere. Adattivo ancora no.
Questo qua, adattabilità 10%, perché ci sono vari tipi di pianeti, quindi solo su alcuni saremo, diciamo, avremo la possibilità di vivere. Da quello che ho capito guardando gli stream su Paradox Extra, ci sono vari tipi di pianeti, forse vediamo dopo. Non lo so. Che forse vediamo dopo. E sui pianeti dove stiamo meglio, praticamente siamo più felici. Questa è l'abilità. Allora, non adattivi, no, non mi interessa. Crescita 1. No, questo no. Talented. Potrebbe essere interessante. Dobbiamo mettere qualcosa di negativo però. Deboli no. Sedentari. Mettiamo che siamo degli uccelli sedentari perché abbiamo smesso di volare. E siamo diventati una specie sedentaria, quindi possiamo mettere qualcosa da 1 adesso. Charismatic. Le altre specie sono 1% più felici. Più 5% di felicità. Questo vale 2. Urca, i leader vivono 120 anni in più. Porca miseriaccia. Però ne possiamo mettere un altro, tipo Repugnant. O Solitaris. E mettere tipo questo qui che i leader vivono di più. Vediamo un attimo. Nomadic non lo possiamo mettere perché abbiamo messo sedentari probabilmente. Questo qua aumenta la forza della guarnigione e le fortificazioni, quindi ci sarà una cosa simile a Europa Universalis, penso, per gli assedi. Non lo so, cosa posso mettere da un punto? Questo qua aumenta la velocità, mettiamo quello che aumenta la forza. E siamo a posto così, anche se non ne usiamo 4, penso possa andare bene. Allora, il nostro primo leader. Facciamo una gallinella o un pollo? Pollo. Siamo random. No, un altro nome, un altro nome, un altro nome. Edguardo Perez, mi piace. Vediamo un attimo qua. Possiamo cambiare solo il colore. Lo facciamo giallo, perché è un Super Saiyan. Perfetto. Qua possiamo scegliere i pianeti, ecco quello che vi dicevo prima. Allora, in base al pianeta che scegliamo. Poi abbiamo l'adattabilità che è diversa per i vari pianeti. Cioè, penso che ci saranno dei sistemi solari perché io ho tipo aperto il gioco, ho capito come si registrava e sto proprio iniziando da zero. Allora, se scegliamo mondo continentale, abbiamo più 80% sui mondi continentali, 60% su oceanici e tropicali, deserto e artico 20%. Ok. Ok, sono praticamente tutti uguali, quindi questi 260, questi qui 20 e qua praticamente no. Quindi tropicale con tundra e Arctic non ha proprio niente a che fare. Esatto, funziona così. Quindi ragazzi, quando ne scegliete uno, i due vicini, allora in poche parole penso che il proprio pianeta si abbia il 100%. Poi, no, l'80%. Si ha l'80 direttamente, poi quelli due vicini 60% e questi qua 20, mentre questi due qua proprio noi uccelli lì non ci possiamo stare. Allora io farei quello continentale normale, anche perché possiamo scegliere il nostro pianeta, ma qua starting solar system ho scaricato troppe volte, possiamo fare random solar system e direi di fare così ragazzi per questo let's play esplorativo. E Denver System, che non ho capito cosa sia, ma noi facciamo sistema solare. Allora, nome della stella è Sole, quindi siamo a posto. Allora, devo scegliere un nome. Ma se io faccio Terra, allora, i polli vivono nell'aia e il Sole lo chiamiamo Sole. Così è più facile. Perfetto. Next. Ora dobbiamo scegliere come appaiono le nostre città. Allora, mammiferi, rettili, uccelli, beh, siamo uccelli, vediamo un po'. Ah, c'è l'immagine più grande sopra. Funghi e molluschi. No, molluschi. Queste qua sono quelle del Dottor Zoiber. Magari una serie con Dottor Zoiber, ragazzi, non ce la toglie nessuno. Però ora stiamo qua, direi, su quello degli uccelli. Ok, dove siamo arrivati? Governo e etica. Questa parte è molto. Sembra molto lunga, però penso che sia molto importante, quindi. Analizziamola con cura. Tra l'altro, questa KI Access in anticipo, diciamo, l'hanno avuta oltre a me Avionauta, Andrew Channel e ho visto poco prima di iniziare a registrare il video anche Nightmaster. Quindi andate a trovare anche
anche loro che di sicuro faranno una serie anche loro oggi, anzi probabilmente sarete andati da loro e non da me, quindi venite anche da me. Allora, dopo questa scenata inutile, vediamo un po'. Qua ho 3 punti. Ok, quelli esterni costano 2. Ok, quelli interni costano 1. Allora, questo l'ho letto un attimo sui Dev Diaries. Praticamente indica come siamo noi e sono cose opposte. Per esempio, non possiamo essere, vedete, questi due, ma non posso essere sia guerriero che pacifista, perché sono due cose opposte. Quindi c'è militarista e militarista fanatico, pacifista e pacifista fanatico. Quelli fuori sono tutti fanatici. Allora poi c'è materialista e spiritualista, individualista o collettivista e poi xenofobo, no, xenofilo e xenofobo. Ok, che stiamo imparando a conoscere bene questi termini in Italia adesso. Comunque, vediamo un attimo quali sono i bonus. Materialista aumenta la ricerca di tutto, fisica, società e engineering, perché questi sono i 3 tipi di ricerca. Poi, individualista aumentano i crediti e diminuisce la tolleranza degli schiavi e l'ethic, non so cosa voglio dire, penso che sia che quando incontriamo qualcuno con un'etica diversa siamo meno propensi a essere contenti, cioè quindi se incontriamo un altro individualista siamo contenti ma non ci parliamo, fantastico. Poi xenofobo, sale la xenofobia che è un valore, ma di per sé aumenta l'alien slavery tolerance, quindi possiamo avere degli alieni schiavi probabilmente. Militaristica, aumenta il costo della in influenza, quindi l'influenza sarà una specie di moneta delle alleanze. Poi, spiritualista aumenta la felicità, collettivista schiavi e food consumption, ok, non mi interessano molto questi due per adesso, cioè non mi sembrano questa gran cosa, e xenofobo, allora direi che stiamo, xenofilo, questi qui e questi qua non mi interessano, punterei su questi qui, possiamo fare. Militarista, ho guardato questo, ma sapete che io sono una persona pacifista, almeno in questi giochi. Aumenta l'ambasciata, l'influenza dei rivali meno 25%, il danno alle armate tolgono di meno, abbiamo più cibo, ma quando siamo in guerra è peggio. Ok, poi metterei materialista quasi quasi, così miglioriamo un pochino la scienza. O magari questo, facciamo così, che aumenta i crediti di energia. Che secondo me sono una cosa fondamentale. Allora, cioè, queste invece sono le forme di governo, perché etica e governo. Allora, come vedete non possiamo sceglierli tutti perché abbiamo preso delle etiche che ci impediscono di prendere alcune scelte. Cioè, non possiamo per esempio essere un impero dispotico, che però dà dei bei vantaggi. Building cost meno 15%. Il fatto che gli schiavi producono più minerali e producono più cibo, quindi proprio schiavisti, diciamo. Energy credits minerali più 5%, questo mi piace, possiamo tenerlo come buono. E sarebbe la plutocratica, l'oligarchia plutocratica. Poi, la democrazia indiretta aumenta cose del leader. Qua non possiamo prendere niente, che sarebbe la monarchia. Quindi meno costo per gli editti, che non so cosa siano. La burocrazia pacifica aumenta il numero di leader. La democrazia morale aumenta la felicità. La democrazia egemonica, giusto? Aumenta la velocità di ricerca, non male questa. E anche survey speed, che survey è tipo scoperta, penso, qualcosa del genere. Poi, questo qua aumenta. Ah, una dittatura scientifica. Non male. Aumenta la ricerca delle anomalie. Alternatives, penso. Ah no, non è vero. Aumenta le possibilità di ricerca. Perché la ricerca non è con, per esempio, Civilization. Non so se avete presente. Io ho giocato tantissimo al 4. Penso che il 5 sia così comunque.
che c'è l'albero di ricerca, cioè cerchi prima la ruota, dopo puoi fare il carro e quindi puoi fare la valuta perché c'è il commercio, vi dicendo, no? Qui invece ci sono tre tipi di ricerca che sono questi qua, fisica, societaria e energetica, e, no, non è vero, e ingegneristica, e praticamente in ognuna di queste può capitare una ricerca random, quindi può essere utile perché se ne può scegliere una in più sulla base di non so quante. Qua si può avere due core in più. Va bene. Ok, questo qua è teocrazia. Questo qua è il mandato divino, sempre cose con gli schiavi. Una dittatura militare che aumenta probabilmente l'esercito. Poi questa qua, il costo delle armate diminuito. Ok, no, facciamo questa che mi piace più di tutte. Empire Name. Allora, Empire Name, noi abbiamo messo Polloschi il nome di chi? Ah no, perché è il nome della nostra razza. Il nome della nostra razza è Polloskai, e mentre il nome dell'impero, Pollaio. Pollaio, ci sta dai. Polloso. Ok, fanno un po' ridere ma ragazzi, è un explorer. Ok, flag, vediamo se c'è qualcosa a forma di pollo. Round, no. Sì, animali. Allora, pollo, pollo, pollo. Queste qua sono. Questo qui è un pollo. Questo, guardate che cattivo. Così rosso e nero che sembriamo i ribelli di Europa Universalis, mi piace. Poi somiglia al Milan. Questa cos'è? Pollaio. Starting weapon. Ok, la nostra arma iniziale. Missili. Allora, i missili spazio. Sono armati con armi atomiche, hanno un range molto ampio, ma sono vulnerabili ai missili di intercettazione, quindi il bersaglio non viene colpito. Questi qui invece, lo leggo veloce, faccio il riassunto. Ok, sono buoni, ma possono superare gli scudi, questi qua, però faranno poco danno probabilmente. Queste qua sono energie. Dai, facciamo questa che è la più figa, chi se ne frega. Tipo di viaggio, ecco, questa qua direi che facciamo new players e poi ce le guardiamo nei prossimi episodi, ragazzi. Tipo di nave. Avian, che noi siamo dei polli, perfetto. Quindi questo è pronto, facciamo save e Pollaio è stato salvato. E direi che è done. Possiamo iniziare la partita. Direi di iniziare una galassia magari piccola. Giusto per avere le cose più ristrette, vediamo un po' quanto andrà avanti questa partita. Lascerei tutto di default. Questa qui va bene così. Difficoltà, vediamo cosa c'è. Hard, insane, normal, facciamo normal. Poi questo qua, tipo di viaggi, giusto? FLT, cosa vuol dire? Warp, hyperdrive e warp, se non i tipi di viaggi, facciamo che si può fare tutto. E Iron Maid, ovviamente, off. Ok ragazzi, abbiamo finito con le impostazioni iniziali, quindi direi di buttarci dentro velocemente in questa avventura che inizieremo assieme. Ok, siamo già arrivati qua. Ho salvato, che non lo faccio praticamente mai, guardate che brutto effetto qui, che non lo faccio mai, il gioco sull'SSD e l'ha caricato immediatamente. Allora, da eoni i primitivi Polloschi, la comunità, ok, hanno preso dalle savane di Aia, che dovrebbe essere la Terra, quindi questo è il sistema solare, Venere. Good day, Chief Executive. I am Veer, a prototype synthetic Ok, intelligence. sentiamoci Corporate il tutorial. headquarters recently activated me so that I may serve as your assistant in our. An excellent Full decision. tutorial, Yielding a ok. Star Empire can be a daunting task. To help get things started, I will be providing instructional missions that cover the basic steps necessary to establish ourselves as a successful interstellar power. Ok, va bene. Siamo ancora col gioco in pausa. Guardiamoci un attimo in giro. Oddio, che figata. No, non posso esprimere i miei giudizi, quindi non posso dire che è una figata. Allora, questo qui è Giove. Si riconosce, guardate quante stelle che c'è. Europa, Callisto, Io, Galimede. No, non è vero. Ganimede, non Galimede. Poi Venere.
Qua c'è Nettuno con Triton e dovrebbe essere l'ultimo. Sì, Uranus. Non c'è Plutone, ragazzi, perché non è più un pianeta. Quando ero piccolo, Plutone era il decimo pianeta. Allora, sulla mappa vedo che ci si può muovere con WASD. C'è questo effetto strano intorno al Sole, magari perché magari il gioco non è ancora completo al 100%? No, non penso, però verrà sistemato, penso, in futuro. Poi vediamo un attimo. Tasto centrale, si può muovere la mappa tenendo il mouse fermo e ci si può muovere i bordi come in Europa Universalis. Questo tasto destro non fa niente, sono This i is our quadrati. science ship, which is. Ok, me lo dici dopo. E questo qui, ah ok, che l'avevo fatto anche prima però. Il tasto invece destro serve per muoversi inclinando la mappa. Quindi ragazzi, questo è il nostro sistema solare. Vediamo un attimo, queste sono le nostre navi. Prospero, la prima armata e questo. Questo qui è Prospero che è una nave. Una nave cosa? Sei una nave del tipo. Selezioniamolo uno a uno. Questa mi sembra una nave scientifica. Questa è This is our construction ship, which una is used to construction construct ships. space stations. When an astronomical. Ok. E Military fleets are used to protect our queste qua emerging sono le empire from nostre navi threats, da or guerra, to vediamo un expand po'. our previous rule through force of arms, if we so wish. Ok. Beh, dai, sono bellissime, sembrano dei delfini. Abbiamo i nostri delfini da guerra con 69 di military power. Fantastica, questa The cos'è? spaceport tab is where we view orbiting fleets, build new ships, and upgrade the station itself. If the planet Ok. has no spaceport, we can order the construction of one. Perfetto, quindi c'è lo spazio porto. Vediamo subito se possiamo fare qualcosa. Cioè, questa qua è la Terra che noi abbiamo chiamato Aia perché siamo dei polli, però tutto il resto è uguale. Quindi c'è la Luna, c'è proprio tutto. Ragazzi, vediamoci un bel posto al sole, come abbiamo fatto in Europa Universalis 4, che ci siamo presi tutti i posti al sole. Allora, questa è la Terra, con il nostro leader. La felicità è più 2%, perché forse è la capitale. Ah, ecco, vedete qua, adattabilità 100%, forse perché è proprio la capitale. È un mondo continentale. Ok, Here we see a superficie. visual representation of this planet's surface, divided into tiles. This tab is only visible on colonies and surveyed worlds that are habitable. Each pop occupies a single tile, which means that there can never be more pops on a planet than there are free tiles. Ah, ok, quindi dice che ci può essere solo un numero di abitanti che si possono spostare, quanto vedo, in base al numero di pezzettini che abbiamo. Quindi la Terra ne ha 4 per 4, 16, però vedo che ce ne sono alcuni con questa cornice. Forse non si può spostare sopra. No. Se faccio così cosa succede? Ah, torna là. Mentre qui lo posso spostare, ma dice che è disoccupato, ma no, quindi torna lì che sei più contento. Ok, quindi qui producono due di minerali. Qua producono del cibo. Qui producono del cibo. Qui dell'energia. Sì, ah, che è qua. Allora, qua abbiamo l'energia, i minerali, l'influenza, poi abbiamo la ricerca fisica, societaria e energetica. Guardiamo subito. No, finiamo di This guardare is qua. where we manage all ground forces on this planet. The upper Ok. portion of this view is divided into three sections. The top section represents the orbital space above the planet. The middle section is the atmosphere, and Ah, the bottom ok. section is the Allora, surface. in poche parole dice che ci sono tre. Le difese planetarie sono divise in tre, c'è lo spazio, l'orbita, poi l'atmosfera e invece la Terra. C'è la Terra vera e propria. Questo qua è lo spazioporto che abbiamo già visto prima. Ok, qua possiamo costruire qualcosa. Direi di sì. Allora, qua posso costruire qualcosa. Demolizzi, disattiva, upgrade, non lo posso ancora fare. Purge, enslave, sposta. Qua fa due di Some minerali. buildings may cause adjacency effects to other buildings in Anche neighboring sono questi tiles. qua col Let più. us take this into Ok. consideration when constructing new facilities. Va bene, allora potremmo fare questo qua che ci costa 60 o migliorare il cibo, che penso che
a lungo termine sia meglio perché ci fa avere più popolazione. Quindi costruiamo subito questo, che aumenta il cibo. E visto che qua c'è già cibo, penso che arrivi a 3, probabilmente. Va bene, guardiamo le The ricerche. technology screen is where we will be directing our research efforts. Technologies are cat. Ok. Allora, ho quella fisica, adesso mi sa che tolgo tutorial e cerchiamo di capire le cose da soli. C'è quella fisica, societaria e ingegneristica, tutto più 12%, wow, fantastico. E queste qua sono le cose che possiamo scegliere. Allora, direi che possiamo fare Army Strength, Colonial Ship subito, ok, poi... E una volta che si sceglie una carta non si può più tornare indietro, eh? Le altre sono perse o ritorneranno comunque fra un po', ma non è detto che ritornino subito dopo. Questa era scritta nei Dev Diaries e l'hanno detto anche nel multiplayer. Allora, aumenta il danno e aumenta i minerali, non male. Questo qua sblocca una costruzione e questo qua sblocca un'altra costruzione. Io farei questo che aumenta i minerali. Qui invece cosa abbiamo? Laboratorio 1, Solar Partner Network e Energy Storage Capability più... quanto è il massimo? 2500, no, direi che per adesso può andare bene. Però sblocca anche due strutture che producono 8 di energia, wow. Queste qui invece che fanno? E questo qui... Questo non è male, eh. Facciamo questo, che può servire per migliorare un po' le risorse. Ok, questo si fa così, questi sono i nostri pianeti. Allora, io direi che prendiamo la nave scientifica e facciamo esplorazione della Luna. Anzi, no, esplora proprio tutto il sistema. Wow, ha già deciso che tragitto fare, fantastico. Poi, con questa nave possiamo costruire cose qui, ma per adesso non penso che possiamo costruire nulla. E tu invece rimani semplicemente parcheggiato, direi. Vediamo gli altri pulsanti. Allora, questa è la tecnologia, immagino. Sì, The questo è il situation log. log displays a list of all currently available special projects and various other points of interest. New items will likely. Ok, quindi qua ci sono cose particolari. The victory screen lists. Ok, il victory screen adesso lo disattivo. No, ma lo teniamo, magari c'è qualcosa che non so, dai. Allora, si può fare la vittoria per dominazione, quindi dobbiamo prendere il 40% dei mondi e siamo a 1 su 140. O dobbiamo distruggere tutti gli altri, che ci sono 11 nazioni. Tra l'altro, guardiamo la galassia. È questa qui. Siamo di colore rosso, pollaio. E... Chissà perché esce fuori quella cosa lì. C'è un nome. Anche qui c'è un nome. Ah, forse sono i nomi delle nebulose. Può essere. Guardiamo le stelle vicino al Sole. No, c'è Alfa Centauri. Alfa Centauri e Bernard Star non la conosco. Questa non la possiamo ancora vedere. Siamo troppo piccolini. Vabbè, dai, torniamo qua dentro. Ragazzi, direi che possiamo togliere la pausa. Facciamo l'esplorazione del sistema e poi interrompiamo questo primo episodio. Oggi ne andranno in onda altri, francamente non ho ancora deciso quanti, dipende anche da quanto pesano i video. To overcome the vast distances that separate star systems, our scientists have developed the warp drive. Ships equipped with this device can travel between systems at velocities exceeding that of light speed. Ok, quindi si può andare più della Research and velocità new della luce. technologies will be critical to our success. L'abbiamo già fatto, ok. Guarda che sta esplorando il Sole, sulla Luna non ha trovato nulla. Non ci sono risorse sul Sole, peccato. Sulla Luna abitabilità 0, barren war, tipo mondo desolato. Mercurio anche qua non possiamo farci niente. Chissà se possiamo fare qualcosa su Marte, che vedo che... telecamera, spostati, ok. Vedo che c'ha il polo con sul ghiaccio, cioè l'hanno pensate proprio tutte, ragazzi. Vediamoci un po' il sistema solare che è fatto davvero bene. Ci sono un po' di, diciamo, movimenti strani quando muovi la telecamera così, ma tutto sommato guardate quanto è fatto bene i dettagli qui di Giove.
Saturno non l'abbiamo ancora scoperto, penso, ma probabilmente dobbiamo guardarlo dalla sua faccia illuminata, quindi spostiamoci qua. Eccolo qui, sì. Eh sì. Allora, Mining Station Log. Abbiamo un log, mettiamo un attimo in pausa, vediamo un po' cosa vuol dire. Log, 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 no, vabbè, sono tutti tutorial. Va bene, intanto abbiamo trovato qualcosa di particolare. Sì, abbiamo trovato 2 di energia su Uranus, che direi di andare a approfittarci subito. Quindi pigliamo la nostra nave da costruzione e diciamo di andare su Urano e fare una building mining station che dovrebbe tirar fuori un po' di energia, giusto? Le altre cose sono un osservatorio che consuma energia. Questo qua non mi dice però quanto darebbe. Vabbè. Vai lì, visto che la puoi costruire, facciamo qualcosa. Andiamo avanti. Questo ho già esplorato questi qui, quindi per adesso abbiamo trovato Marte, ci sei già stato quindi. No, su Marte non possiamo stare, ragazzi, peccato. Va Construction bene. complete. Abbiamo finito una costruzione su Aia. Bene. Che era il cibo, giusto? Allora, qua stanno facendo questo. Qui non c'è nulla. Costruirei qui, in modo che facciamo più minerali. Questa qua è una mini network più uno, che ha uno di mantenimento di energia. Al momento abbiamo solo più due, quindi stiamo attenti, però questo qua penso che farà il caso nostro. Quindi costruisci. Perfetto. Allora, da quello che ho capito, inizialmente è molto importante spingere sui Surface tiles minerali. on habitable planets are sometimes blocked, preventing their use. Clearing a tile blocker takes time and costs mineral. Ok, quindi dice che posso pulire questi spendendo minerali e energia. Interessante. Quindi potremmo pulire questo che ha 2 di energia. Così ne ricaviamo un bel po'. Per adesso non ci serve, però vediamo un po' più avanti che succede. Ha trovato altri minerali qua su 4 Vesta. Chissà come si chiamano gli altri. 3 giù 1. Perfetto, fantastico, ragazzi. Comunque stavo dicendo che vedo che i minerali servono praticamente per tutto e anche l'energia, quindi penso che all'inizio questi due siano molto più importanti degli altri. E poi non so come mai abbiamo già più 12%, ma ovviamente anche questa sarà una cosa positiva. Surveyed worlds sometimes possess unique properties that make them valuable objects of research. These physics, society, or engineering resources can be collected by a research station. My programming strongly compels me to compel you to build one. Ok, quindi, allora innanzitutto c'è salito il leader. Facciamo un attimo in pausa, cerchiamo di capire cosa vuol dire sta cosa. Il leader della nave scientifica. Bene. È di livello 2. Ok. E qua abbiamo un bel po' di cose. Altre energie su Saturno e abbiamo tecnologia ingegneristica su Titano. Però stiamo già costruendo quella. Non mi metterei a fare un'altra nave, anche se in realtà possiamo costruirla, penso. Però non so se ne vale la pena. Build, Scientific Ship potrebbe essere interessante. Corvette sono quelle di difesa, sì. E Construction Ship. Allora, dai, finiamo di fare questo giro nel sistema solare, poi interrompiamo l'episodio. Vediamo un po'. Non abbiamo trovato niente neanche su Venere, purtroppo. Vediamo se siamo fortunati su questo satellite qua. Questo meteorite, no, beh, satellite, Very no. good. The new mining station is Alien operational vessel, and Kennet has anything. already begun gathering resources for processing. Allora, calma, che qua ha iniziato a uscire delle cose strane. Allora, abbiamo finito questa, ok. Quindi tu ti puoi spostare 412. Sapete che vi dico? Io ne vado a fare subito un'altra qua. Vai subito lì. Energia e poi possiamo farne una su Vesta nel frattempo che guadagniamo. Poi sono uscite 2 pop-up, vediamo un attimo. Allora, noi abbiamo incontrato una forma aliena dentro il sole. Urca, chi sono questi? Via. Sono dei funghi. Cosa sono?
Guardate che strani. Mi fanno anche dei versi poco simpatici. Passiamo alla velocità. Così vediamo come si muovono. E nel log c'è qualcosa. Ecco qua. Possiamo iniziare subito a parlare con loro. Questo ci costa però punti. Ci costa punti. Quindi la nostra ricerca societaria va in pausa per questo periodo. Noi stiamo ricercando la Colonial Ships. Quindi penso che sia più importante, ragazzi. Per adesso non voglio andare qui nel log a fare questo. Perché prima di tutto Colonial Ship. E questo qui. Allora, it's taking a long run across intelligent life alien. Ok. Stanno facendo qualcosa di. Eccoli qua, These vediamo are un unknown spacefaring entities. We can learn more about them and maybe even initiate first contact by completing the appropriate special project. po'. Ok. Construction complete. Abbiamo trovato altre due di energia su Jupiter. Manca solo due Nettuno e la sua luna Titano. Molto molto bene, stiamo mettendo da parte un bel po' di energia e ne abbiamo ancora un bel po'. Penso che sia il caso di costruire System survey ovunque. complete. Anomaly found. Ok. Vediamo un po' che significa. Allora, abbiamo trovato altri due di ricerca su Nettuno e un'anomalia su Titano. Ok, mettiamo in pausa. Appena si schiaccia il pop-up, ritorna ad andare il gioco, quindi fate attenzione anche voi. Un'anomalia che possiamo ricercare, c'è rischio zero, quindi andrei a farlo. Vediamo un po' cosa esce fuori. Ok, sì, rischio zero, quindi ci sono le anomalie che bisogna ricercare. Il rischio penso dipenda anche da quanto sia skillato il nostro tizio. Perfetto. E qua dice che abbiamo finito di guardare il sole. Quindi direi che nel prossimo episodio, ragazzi, iniziamo a uscire dal sistema solare. Spero che il video vi sia piaciuto. E fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate. Devo ancora capire un attimo com'è questo gioco. Quindi adesso è proprio un let's explore, ma proprio base, base, base. E ci vediamo fra pochissimo con il seguito di questo episodio, ragazzi. GG a tutti!